Il Penne porta a casa 3 punti preziosi contro lo Spoltore, che si è presentato qui al Comunale in formazione rimaneggiata. Ben 7 le assenze registrate dalla formazione di Donato Ronci. Partono subito forti i padroni di casa, che al 7° minuto approfittano di un disimpegno errato di Sborgia e di Ruocco. Sfiora il palo alla sinistra di De Torre. Finisce invece in fondo al sacco della rete la conclusione di Nuevo al minuto 19. Bellissima incursione di Dintino, velo di Cabanies per la corrente Nuevo, che al volo di sinistro mette la sfera sotto l'incrocio dei pali, dove non può arrivare D'Amico. Rosini sfiora il pareggio, la sua conclusione fa da barba al palo di De Torre. Ghiotta occasione per Casimirri al 32° minuto, un primo strepitoso intervento di De Torre respinge la conclusione del numero 6 del Penne. Sulla ribattuta l'esterno sinistro invece manda la palla alle stelle. La ripresa comincia nuovamente con il Penne in avanti in cerca del pareggio. Pareggio che trova al minuto 5° con Gian Nascoli, ma il direttore di gara ferma tutto per un intervento irregolare ai danni di Zanetti. Buono invece il gol al 6° minuto da Dazio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Cacciatore. Insacca la sfera alle spalle di De Torre. Ci prova allora Di Pentima direttamente sul calcio di punizione al 27° minuto, ma la sua conclusione termina abbondantemente a lato. E il Penne completa la rimonta al 39° minuto con un tiro scagliato da Cacciatore dal limite dell'area di rigore, che batte l'incolpevole De Torre. Lo Spoltore prova subito a rialzare la testa e centra il palo con la conclusione di Pentima. E dopo 3 minuti di recupero, l'ottimo Mascaro di Matera manda tutti negli spogliatoi. A fine gara le interviste dei due allenatori. Mister Adamo Pavone, un successo meritato contro lo Spoltore che lancia ulteriormente verso le zone nobili della classifica la sua squadra. Sì, oggi è un successo importante in casa, l'aspettavamo da tempo. E siamo partiti con in svantaggio, abbiamo fatto un errore, loro sono stati bravi ad approfittare, una bella squadra che gioca a calcio, io faccio i complimenti allo Spoltore, oggi è stata veramente una bella partita, una partita in cui abbiamo giocato a viso aperto e poi noi abbiamo avuto la meglio, ma complimenti anche allo Spoltore. E complimenti anche a lei, mister Pavone, per l'ottimo campionato, ma soprattutto perché lei ogni volta si presenta in sala stampa con le giovani promesse del Penne, che oggi diamo spazio a loro, li andiamo a presentare. Ci volete dire il vostro nome e il vostro ruolo? Matteo Petrocco, difensore centrale. Matteo D'Angelo, esterno destro. Simone Ferrante, centrocampista centrale. Donato Ronci, 2 partite ben giocate, però 0 punti. Oggi forse pagate anche le tantissime assenze. Abbiamo fatto un discreto primo tempo dove abbiamo giocato con un campo pesantissimo e credo che la squadra abbia fatto bene. Secondo tempo ci siamo complicati un po' la vita sul primo gol perché era una punizione a nostro favore, l'abbiamo avuto la fretta di battere senza motivo e da lì è nato, diciamo, il calcio piazzato del pareggio. Però sì, in effetti avevamo tantissime assenze, ma sono comunque soddisfatto, no, dell'impegno e di quello che i ragazzi oggi hanno fatto, perché fare di più su un campo così pesante contro questo avversario non era facile per niente.